Oggi facciamo un piccolo vlog, anche se a me non piacciono, però lo devo fare a titolo proprio informativo per quanto riguarda le novità del canale, perché ho deciso di ritornare a fare le live. Al momento sto testando un pochino se la situazione mi torna, diciamo, anche a livello di gestione e di orari. E ho deciso di ritornare a fare live non su YouTube però ma su Twitch, perché ho scoperto che su Twitch, dato che Twitch comunque è un pochino più comodo di YouTube e anche molte meno restrizioni, ragazzi, perché Twitch è proprio un canale proprio gaming puro, YouTube è un po' di tutto, è un enorme minestrone. Io vorrei fare le live su Twitch, almeno da lunedì al sabato, un paio d'ore al giorno. Credo che per il momento si possa, diciamo, per il momento le live andranno verso le 5 del pomeriggio, poi vedremo, anche perché dipende anche un po' gli impegni che ho. Comunque cercherò sempre di farle. Per il momento verso le 5, comunque sto testando un po' le cose. Se poi cambierò orario, comunque cercherò sempre di farle allo stesso orario tutti i giorni. Quindi vi consiglio di iscrivervi su Twitch, perché comunque farò le live su Twitch. E poi comunque le live non andranno perse, perché su Twitch possiamo registrare la live e poi postarla anche su YouTube. E poi vedrò se posterò le live intere di 2 ore senza editarle, oppure se deciderò di editarle e mandarle magari descrizioni più interessanti o cose del genere, in modo tale che praticamente non si perde niente. E secondo me è combinata abbastanza bene, perché comunque le 2 ore che le passo su Twitch sono le 2 ore che magari giocherei senza fare la live, e poi editerei in questo modo. Gioco le mie 2 ore su Twitch e dopo edito per mettere uno spezzone o tutta la live, dipende un po' cosa mi conviene fare e poi o cosa mi piace di più fare. E poi così abbiamo sia la live su Twitch sia su YouTube. Non faccio più le due live Twitch e YouTube insieme, perché anche se sarebbe più comodo, però problemi comunque sempre di lag, perché tutte e due non li tiene anche sulla fibra. Poi comunque ho 2 chat contemporaneamente da guardare, era un po' difficilotto. Quindi così almeno facendo le live su Twitch, registrandole poi mettendole su YouTube, unisco l'utile al dilettevole. E diciamo che chiaramente così è un pochino più, sono un pochino più legato, perché un conto è giocare e registrare quando mi pare. Io delle volte gioco anche di notte perché non riesco a dormire e magari passo metà notte a giocarmela. Se devo fare la live, chiaramente ho degli orari prestabiliti, quindi diventa un pochino più complessa la cosa. Però secondo me è buono, quindi facciamo un po' questo esperimento, vediamo anche. Sarà comunque, anche se li posterò su YouTube, saranno editati in maniera diversa, perché solitamente su YouTube una cosa editata ha un inizio, un intro, uno svolgimento e una fine. Essendo magari degli spezzoni di live, avranno meno tagli, però avrà anche meno, diciamo, uno svolgimento, come dire, meno guidato, perché essendo live va a seconda di come va la live, quindi un po' meno controllo, ma vediamo un po', ragazzi. Quindi alla fine vi consiglio di iscrivervi anche su Twitch, cioè comunque ci sarà in tutti i video, c'è il link in descrizione di tutto. E se vi iscrivete a Twitch seguite le mie live, se non vi volete iscrivere a Twitch seguite le mie live post registrate tramite YouTube, quindi non vi perdete niente, ragazzi. Se poi non volete vedere né le mie live né non volete vedere nemmeno YouTube, andate a fare una passeggiata, che delle volte è anche meglio, eh? Va bene, ragazzi. Comunque spero che l'idea vi piaccia e niente, vi aspetto numerosi su Twitch, e così ci facciamo anche un po' compagnia. E ragazzi, ciao.
ci vediamo alla prossima.